Ciao lettori e ciao lettrici, ben ritrovati, ben ritrovate sul canale o ben arrivati se siete qui per la prima volta. Ciao, io mi chiamo Martina, qui mi occupo principalmente di libri, nella vita scrivo e insegno lettere in una scuola media e il video di oggi infatti riguarda un po' il mondo della scuola e rappresenta una sorta di completamento rispetto al video che ho pubblicato l'altro ieri. Nel video dell'altro ieri vi avevo proposto 10 titoli di narrativa contemporanea per lettori e lettrici della fascia d'età della scuola media. Oggi completo un po' quel video fornendovi qualche alternativa alla classica scheda di lettura. La scheda di lettura è un modo per dimostrare che il libro assegnato è stato letto. È un metodo che è stato utilizzato moltissimo nel corso del tempo ed è una delle cose più noiose e rognose che siano mai state concepite. È un sistema meccanico che consiste nel riempire delle caselline rispondendo a delle domande preimpostate, delle condizioni preimpostate: chi sono i personaggi, qual è l'ambientazione, qual è il punto di vista, delle cose di una noia mostruosa sia per chi le compila, sia per i docenti che le devono leggere. Perlomeno per me è sempre stata una cosa terribile farle e credo che sia altrettanto noioso andarle a leggere perché non hanno niente di creativo, è un compito molto appunto meccanico. A meno che non si consideri la lettura in questo modo, e io credo che sia il modo più sbagliato, cioè il modo per allontanare dalla lettura, invece lo scopo è proprio quello di avvicinare alla lettura. Allora, io credo che ci possano essere dei modi più coinvolgenti e più interessanti di avvicinare i lettori e le lettrici ai libri e soprattutto poi di valutare che la lettura è stata portata a termine. E oggi vi voglio proporre 5 alternative alla classica scheda di lettura, alternativa che se siete insegnanti, ma anche se siete genitori, potete proporre ai vostri alunni e alle vostre alunne. In realtà, anche se siete alunni e alunne e state vedendo questo video, potete andare a bussare alla sensibilità del vostro docente e dire: ma magari facciamo qualcosa di diverso rispetto alla scheda di lettura che lascia un po' il tempo che trova. Ci possono essere appunto dei modi più creativi che dimostrino anche al docente che il libro non solo è stato letto, ma è stato anche interiorizzato. Piccola parentesi per chi fa il mio mestiere, penso che quasi tutti comunque sappiate che le schede di lettura sono quanto di più barabile esiste nel mondo, perché basta digitare il titolo del libro online, arrivano tutte le informazioni possibili e nel giro di 10 minuti di sapiente attività di copiaggio il nostro alunno, la nostra alunna ha svolto il compito senza nemmeno aver aperto il libro. Quindi non è che ci sia proprio la certezza che quello che abbiamo assegnato sia stato svolto. Con queste attività, invece, in qualche modo si deve dimostrare che il lavoro è stato fatto e quindi comincio subito. L'attività numero uno è un'attività molto contemporanea che piace tanto e che parla un linguaggio che ai giovanissimi è conosciuto, che è quello del video, che è anche la forma che io sto utilizzando in questo modo. In particolare, TikTok è un social utilizzato tantissimo fra i giovanissimi, non sempre nella maniera più costruttiva del mondo, però è un tipo di linguaggio che può essere veicolato, cioè può essere insegnato come utilizzarlo in una maniera più consapevole. Ecco, la prima attività può consistere in questo: dopo aver letto il libro, si richiede la realizzazione di una video recensione della durata massima di 3 minuti. In questo tempo, gli alunni, le alunne devono riuscire a sintetizzare i punti principali del testo, ma soprattutto a spiegare perché quel libro è piaciuto o non è piaciuto. Una modalità, per esempio, potrebbe essere quella di proporre di realizzare un tre motivi per. Gira un video nel quale spieghi entro 3 minuti per tre motivi per cui questo libro potrebbe piacere ad altre persone e lo consigli. O al contrario, se quel libro non è piaciuto, tre motivi per cui non consigli assolutamente questo libro. In questo modo ci dimostrano i nostri ragazzi e le nostre ragazze di aver colto degli elementi attraverso una critica.
personale alla lettura che è stata svolta e quindi di aver interiorizzato in qualche modo il testo che hanno scelto di leggere. Seconda proposta, questa è un'alternativa molto creativa che mi piace tanto perché mi permette, ci permette di far leva su quei talenti variegati che hanno i nostri alunni e le nostre alunne, in particolare in questo caso il disegno, un'abilità straordinaria che hanno in tanti e attraverso la quale ci si può esprimere in tanti modi. L'attività consiste nel realizzare una copertina alternativa. I libri hanno sempre una copertina, lo sappiamo, questa copertina in qualche modo vuole trasmettere a chi andrà a comprare il libro o andrà a scegliere quel libro in biblioteca che cosa quella storia o quel libro contiene o che tipo di sensazioni trasmette. Realizzare una copertina alternativa permette al lettore, alla lettrice di trasformare quella copertina e quindi di mettere in una forma grafica, in una forma iconografica, le sensazioni e le percezioni che ha ricevuto leggendo il libro, che non sono uguali per tutti. Io di solito a questa attività faccio affiancare la compilazione di un testo in cui si svolge un'attività di metacognizione, cioè l'alunno o l'alunna mette per iscritto le motivazioni per cui ha scelto proprio quella copertina, quali emozioni sono nate dalla lettura del testo e hanno portato a quel determinato risultato e poi anche una riflessione sulla tecnica adoperata, che secondo me è sempre molto utile mettere per iscritto perché rinforza tantissimo appunto l'attività metacognitiva. Questa copertina può essere realizzata con vari tipi di tecniche, può essere fatta tradizionalmente con i colori a pastello, con i colori a spirito, con gli acquarelli, oppure in modalità digitale con vari software che, credetemi, i nostri ragazzi e ragazze conoscono benissimo, molto meglio di noi. Attività numero 3. Dopo aver letto il libro, immagina di intervistare l'autore o l'autrice di quel libro e quindi di dover scrivere un'intervista, una sequenza di almeno 10 domande da sottoporre a questa persona. Perché è interessante questa attività? Perché porta l'alunno o l'alunna ad andare oltre, ad andare a fare delle ricerche, a documentarsi su chi è l'autore e l'autrice, magari sulle altre pubblicazioni e quindi conoscere altri testi che ha scritto, ma in particolare ci permette di vedere se il libro è stato letto soffermandosi su delle parti, quali parti sono saltate di più all'attenzione, quali curiosità ha destato la lettura. È un'attività di tipo scritto, in questo caso è un testo verbale, ma è anche un testo creativo che presuppone la preconoscenza appunto del testo. Attività numero 4. Questa è un'attività molto creativa, è proprio un testo espressivo ed è un'attività che a me piace tantissimo e consiste nello scrivere una lettera. Scrivi una lettera, ma a chi? Al tuo personaggio preferito, al personaggio che più hai amato durante la lettura, durante il corso della lettura. Spiegagli che cosa hai amato di lui o di lei, che cosa hai provato leggendo la sua storia, ponigli delle domande personali. Cerca di andare anche oltre al testo. Questo è un esercizio appunto molto creativo che permette di far volare l'immaginazione, ma anche di andare oltre appunto al testo stesso e di domandarsi qualcosa di più sulle motivazioni che hanno spinto un certo personaggio a compiere delle azioni e quindi guardarne anche il carattere, la psicologia, quello che c'è dietro quello che si fa. Infine, l'ultima proposta, l'ultima attività è un'attività che io ho fatto fare altre volte anche durante il corso dell'anno, non soltanto come diciamo resoconto della lettura, poi da rendicontare al rientro dalle vacanze estive, ed è un'attività che mette insieme la lettura e la musica. In che cosa consiste? Nella preparazione di una playlist musicale composta da almeno 5 brani. Dopo aver letto il libro, l'alunno o l'alunna deve selezionare 5 brani, almeno 5 brani musicali, da associare a vari momenti della lettura. Possono essere diversi capitoli o addirittura delle parti di capitoli. Anche in questo caso, come nell'attività relativa alla copertina, io faccio affiancare questo lavoro ad un testo nel quale chiedo ad alunni e alunne di motivare perché hanno scelto quel brano.
Per un certo capitolo, è perché quel brano suscita le stesse emozioni che nascono dalla lettura del capitolo, o perché il testo di quel brano è affine agli avvenimenti che si stanno verificando in quel certo capitolo, in quel certo momento, in quella fase della narrazione. Anche qui con il testo esplicativo si fa lavoro metacognitivo e quindi l'alunno o l'alunna è messo nelle condizioni di riflettere sul perché ha fatto una certa scelta e spiegare a parole come è avvenuto il suo processo. Io lavoro moltissimo sulla metacognizione, credo che sia molto importante proprio per far rendere conto a chi sta lavorando come avviene il proprio processo di lavoro. Tutti noi abbiamo bisogno di interrogarci su come apprendiamo, su come reagiamo, cioè interrogarci proprio su noi stessi. Spero che queste proposte possano in qualche modo esservi utili. Spero che possano essere delle proposte alternative se le stavate cercando e naturalmente, come sempre, vi dico che se avete delle altre modalità, se avete sperimentato degli altri strumenti, non esitate a scrivermi qui sotto perché io ve ne ho proposte 5, ne ho utilizzate anche delle altre nel corso del tempo, ho selezionato queste, ma magari ce ne sono delle altre che non conosco e che grazie allo scambio con voi che poi commentate i miei video possono anche rientrare nell'uso che io faccio nel mio lavoro, quindi diventa uno scambio vicendevole. Vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me fino alla fine e vi raccomando, niente schede di lettura. Ciao a tutti, ciao a tutte e a presto.